diretta sotto per la versione sì. Anche in modale che c'è. C'è il collegamento sulla Grecia, arrivano con l'aeroporto. Ryanair c'hanno già questi collegamenti. A Ryanair c'hanno già questi collegamenti. Parlava del porto. Ma dicono che bisogna dragarlo il porto prima, che non entrano più le navi da crociera. Dragare il porto è stato bloccato perché c'era un interesse delle compagnie. Abbiamo aumentato il numero degli approdi nel 2018, sono già aumentati del 37%. Faremo un bando per le compagnie. Scusate, i cittadini della fascia ionica sono estremi, sono stremati, Presidente. Sono arrivati ormai. Perché gira di là, Presidente? Risponde al cittadino. Le stai facendo una domanda. Ma le stava facendo un'altra domanda. All'estremo dei cittadini si è girato. Perché, Presidente? Non è una farsa, Presidente. Noi siamo con i cittadini. Lei risponde a Roma. No, a lui no, si è girato. Ha girato il viso, c'è l'immagine. Voi non volete che le cose si facciano? Chi, noi? Sì. Perché insultate le istituzioni? Noi non insultiamo nessuno. Io insulto Rosario, ho mai insultato le istituzioni? Sicuramente. Non funziona così. Si è girato, alla domanda dei cittadini io non si è girato. E non dovete lasciare. Vabbè, dai, allora. Vabbè, mi sono sbagliato, chiedo scusa. Bisogna stare zitti. Bisogna parlare con educazione. Flora, come ci hanno insegnato i nostri genitori. Ah no? Flora, allora, quindi voi noi siamo insultare. Noi siamo alla fame. Di nuovo costi insultare. Noi siamo alla fame. Tutti. E io di dove sono? Allora, ti sto dicendo, io ti ho detto con 15.000 euro non si soffre la fame. E quindi che devo fare? Li vuoi tu? Dammi beneficenza, io non ne ho bisogno. Io il lavoro ce l'ho. È quello che vi frega, che io il lavoro ce l'ho. Dammi beneficenza. No, io non sono del CD 5 Stelle. Io sono fiero di essere dei 5 Stelle e vi stiamo asfaltando. I cittadini sono del mio territorio. Devi dire che sono stati 5 Stelle, noi stiamo parlando di 5 Stelle. La cosa che c'è sulla maglietta non è che mi qualifica. Ma manco noi. Non mi qualifica. A noi non ci qualifica nemmeno. Cioè, mi qualifica se ti dicessi di chi sono. Con i tuoi occhi vedi tutti i giorni qua a Crotone. Flora, è sbagliato, Flora. Io ti dissi una volta, Flora. Fai la capopopola della provincia di Crotone e tu hai detto no. La rivolta. No, Flora, ma tu non guardi che siamo nella merda noi, Flora, parlando con rispetto. Noi non abbiamo posto, ma dove vivi? Dici che siete tutti giorni a Crotone, Flora? Ma dove vivi, Flora? Ma tu pensi che vola? Ti faccio una domanda. Ma visto che nell'altro modo non se ne ottengono. Tu pensi veramente che l'aeroporto di Crotone possa volare in queste condizioni? Dici la verità. Non esiste. Faremo una battaglia perché possa succedere. Allora, e tu parola di Flora. Scusa, parola di Flora Sculco, faremo la battaglia, sempre faremo, facciamola oggi la battaglia, Flora! Scusate, perché ce la fate così? È l'espressione del popolo, non ci stiamo facendo nel momento, quando è il momento? Scusate, ce lo dica lei quando è il momento allora, quando è il momento? Non stiamo facendo niente, è possibile che non è il momento? C'è bisogno di gridare e di minacciare, chi sta minacciando? Chi sta minacciando? Tu lo sai, con me puoi parlare perché io sono sempre fratello. Ci conosciamo da quando eri bambina. Rispetto alle domande che tu mi hai posto, vuoi che ti dica no, arrendiamoci? No, assolutamente. Allora io sono il primo che combatte. Ma come combattiamo? Con l'insulto? O combattiamo sostenendo le istituzioni che fanno le stesse battaglie che fanno? Allora, lasciamo stare gli insulti. Noi sai cosa vorremmo, Allora, anche io vivo qui, ho i figli che vivono qui. Assolutamente. Allora, Flora, se tu parli Flora, è facile parlare con il deretano parato. Dove, Flora? Signora, fermate. Se ho ricevuto il consenso dei cittadini. Ma non mi dovete avvicinare, non lo dico nessuno. Siamo noi a difenderla. Se avrai il consenso. Ma che cos'è? Ma non possiamo parlare, scusate. E allora perché mi state addosso? Io sono così trasparente, lei mi può dire di quali fatti sta parlando? Flora, scusa. Di cosa?
Stanno parlando. Di stiamo parlando, di stiamo facendo niente. Sono leggende, si hanno nessuna opinione pubblica. Che leggende? Sono leggende metropolitane. Che cosa, signora? E mi dica cosa. Mi dica cosa, sono trasparente. Non c'è niente, signora. Non c'è niente che funziona. Non c'è niente che funziona. E noi combatteremo perché le cose funzionano. E ci siete tanti anni, Flora. Papà c'è da una vita, Flora. Papà c'è da una vita. Me lo dicesti in quella stanza, ti ricordi? Nella tua stanza, ti ricordi prima delle elezioni? Me l'hai già detto. Poi ha perso la strada, però. Che tu ne hai perso la strada. Ma come ti permetti? Ma come ti permetti? Perché? No, dico delle battaglie sindacali, delle battaglie sindacali. Ma tu dimmi perché? Vediamo perché? Cosa sai. Ha perso la strada perché? Ha perso la strada tuo padre, perché? Questa cosa, perché? No, lo facciamo pubblico perché? Il discorso, perché? Perché? Mi inquadro io che mi inquadro perché? Io. Ma tu dimmi perché? Ma lo sanno tutti, perché te lo devo cioè, dire? Lo sanno tutti. Chi? Enzo Scurto, chi? Chi è Enzo? È uno che sta dentro, un leader. Bello, fai lo spot. Che ha difeso i lavoratori, ha tutelato il mondo del lavoro. Meglio Stato italiano ha fallito. È conosciuto per questo, per le sue battaglie sindacali, sempre in prima fila. Quindi quello che tu dici, io non so dove l'hai sentito da chi, e ripeti come un pappagallo, come ormai si usa fare. Va bene, Flora. Non è all'avanguardia. Deve stare col popolo, non dentro l'ufficio. La scorta, mamma che scorta che c'è Flora. Scusa, Flora. C'ha la scorta. Flora. No, Flora, non ti pigli gli insulti di nessuno. Il rispetto è reciproco. Quello che devo dire. Aspetta, mi lasci stare, mi lasci parlare. La famiglia che non c'è da voi, che siete mamme, Flora. Mogli e donne come me. Mi dispiace siamo moltissimo questo. Mamma, anche Flora. Io, signora, voglio no, per lei i miei figli un futuro migliore. Siamo mamme, signora, anche io voglio un futuro migliore per i miei figli. Avete capito? Flora, lei c'era il futuro migliore. Come? Non è così, me lo devo conquistare ogni giorno. Come non arrivare? Voglio diventare in un territorio. Quasi mi commuovo, quasi mi commuovo. Flora Sculco si deve conquistare il... Come dico, mi ha detto il pane ogni giorno per i figli, mi commuovo, sto per piangere. Mi inquadro, le vedete le lacrime, le vedete le lacrime. Chissà come mai a cantare Cosenza adesso aprono la metropolitana e noi siamo qua come cretini. Chieda, si va a cantare Cosenza? Noi con Flora stiamo solo parlando, non la stiamo toccando, non stiamo gridando. Stiamo parlando un po' col tono più alto, ma vogliamo solamente capire da lei a che punto, siccome lei è l'espressione, lei è l'espressione del nostro capire. Perché me lo dice? Non possiamo parlare con lei. Ma lei è un gaffiere. Sono loro che ci stanno allontanando, noi non l'ho capito. Io mi interessa del Presidente, io voglio parlare con Flora Sculco, è possibile? Ma ci lasciate stare, no? Ma ci lasciate stare, scusate. Ma noi vogliamo avere un contatto con lei. Ecco, e io te, tu cosa mi hai fatto delle domande? Penso che tu le abbia fatte a nome di tutti. Sono a nome di tutti. Siamo esasperati. Flora, scusa, Flora. Mi fai aspetta, Flora, aspetta. Siamo esasperati. Scusa, io non conosco la vostra esasperazione. Ti ho sentito prima, Flora, scusa. Flora. Anche su Marte arriva RT. Dico, su Marte arriva RT. Quando venivamo tu qua, ricordati, Flora. Eri una ragazzina, adesso sei diventata quello che sei. Ok, va benissimo. Quello che ti chiedo, tu prima dicevi, ho due figli piccoli, uno maschio e una femmina. Ancora sono piccoli. Io ho due figli grandi, sono due dottori, ma non mi vanto per essere dottore. Però ce l'ho tutte e due fuori, Flora. Io devo fare, prima mio figlio faceva Treviso, Crotone e andava benissimo. Adesso per fare la Lamezia Crotone impiega 2 ore e mezzo. Allora, benedetto Dio, quello che noi chiediamo, non vogliamo loro sulle strade, Flora. Capiscono quello che ti vogliamo chiedere? Noi vogliamo. Non volete fare scusa, Flora. Non volete fare all'aeroporto? Non fate, scusa un attimo. Mi correggo. No, scusa, Flora. Mi correggo, non parte all'aeroporto. Ok. Fate una 106 a 4 corsie. Fate una ferrovia metropolitana leggera in superficie che arrivi in un'ora a Catanzaro, a Lamezia. Questo vogliamo noi, Flora. Non vogliamo niente, Flora. Che il presidente della regione ci viene a dire le stesse cose. Ha detto nel consiglio comunale 6 mesi fa. È un disco rotto. Io voglio Ugo Pugliese sindaco, non politico, che tuteli Crotone. Io voglio Flora Sculco, non consigliere regionale che vada a Catanzaro. Che a me tu vai al Parlamento a Roma, non me ne frega niente. Anzi, ti appoggio. Ma quando... Quando Crotone ti appoggio già adesso, Flora, è diverso. Ancora non cominciamo il giorno dopo. Quando Crotone vivrà la sua città, i suoi che vedeva chiamata Italia, tanto noi saremo tutti contenti che tu vai a Roma.
e ti pigli 30, che lui va a Roma e se ne piglia 40, a noi non ce ne frega niente. Hai capito il problema qual è? Senti una cosa. Ugo, il problema è che siamo nella merda totale. Secondo voi perché siamo qua? Perché siamo qua? Siamo per i voti. Dobbiamo ripartire. Grazie a voi che avete parlato. Io me ne vado, finite voi. Io non ho problemi a te. Mi state tirando avanti. Sì, a rifare a l'elezione. Non c'è mezzo, non si fanno. Aeroporti non si fanno, strade non si fanno. Ma che cosa state dicendo? Ma vi prego. Ma perché stanno rimandando? Prima a ottobre, poi a novembre, poi a dicembre. Ma questo lo dovete chiedere a Sacca, ma Sacca lo sappiamo. La Sacca chi è che la guida? Io non ci sono. Ma chi è che la guida? Avete distrutto le strade. Io a 31 anni ho distrutto. Noi crotone paghiamo le tasse come li pagano al nord. Dovete essere più sensibili di fronte al popolo. Mi scusi. Perché il popolo viene un'esasperazione. Il popolo mi ha dato la poltrona. Il popolo mi ha messo quella poltrona. E poi vi siete svegliati dopo 30 anni. Poi vi svegliate. Dove siete stati? Dove siete stati? Non vediamo nessun segno di ripresa. Non vediamo nessun segno. No, le parole devono finire. Stiamo combattendo che è un anno che combattiamo con un muro di gomma. No, no, oggi 30 anni fa. Nessun sindaco abbiamo avuto a fianco a noi. Quando hanno distrutto tutto. Nessun. Dai Ugo. Ricordatevi che Crotone è un malanno che non è quello di stagione. Assolutamente. Non è un malanno. Ugo, assolutamente. Territorio un cancro. È un cancro d'Italia. Il più povero d'Europa. Scusa, vabbè, ma noi eravamo dietro, Ugo. Ugo, noi eravamo dietro. Skulk era davanti. La devi prendere con Skulk, non con noi. Pronto, noi siamo